Rispolverare il caro e vecchio articolo 18, stravolgere il Jobs Act, richiamare alle proprie responsabilità i committenti quando accade una tragedia sul lavoro, qualora ci trovassimo in presenza di un regime di subappalto. Questi macrotemi presenti nei quattro quesiti referendari per i quali la CGIL sta raccogliendo firme in tutta Italia. Nel primo quesito si chiederà agli italiani se intendono cancellare le norme sui licenziamenti del Jobs Act che consentono alle imprese di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziato in modo illegittimo nel caso in cui sia stato assunto dopo il 2015. Se si intende cancellare il tetto massimo all'indennizzo in caso di licenziamento giustificato nelle piccole aziende affinché sia il giudice a determinare il giusto risarcimento senza alcun limite. Il terzo quesito prevede la cancellazione della liberalizzazione dei contratti a termine affinché l'assunzione a tempo indeterminato torni ad essere la regola e non l'eccezione. Ultimo quesito, la possibilità di cancellare la norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti nell'appalto o subappalto in caso di infortunio e malattia professionale della lavoratrice o del lavoratore. Il lavoro negli ultimi decenni sia stato svilito, sia stato manomesso nell'impianto per cui era nato già in Costituzione e poi affermato nel corso del tempo. Da qualche decennio invece sono state introdotte una serie di normative che l'hanno sostanzialmente reso sempre più precario e di conseguenza meno certo per quelle che sono le condizioni di chi lavora. Noi con questi quattro referendum intanto ci poniamo l'obiettivo di far partecipare direttamente le persone a quelle che è la possibilità di incidere sulle proprie condizioni e quindi la campagna referendaria ha proprio questo senso. Noi vogliamo coinvolgere le persone prima raccogliendo le firme, ossia almeno 500.000 firme, ma ci poniamo l'obiettivo di raggiungerne anche 1 milione. E poi l'anno prossimo, quando si sarà concluso l'iter, bisogna andare a votare affinché queste quattro proposte poi possano in effetti essere realizzate. Questo è una questione su cui la CGIL sta spendendo molto in termini di impegno in queste settimane per una campagna elettorale che durerà fino all'anno prossimo, perché riteniamo che le condizioni del lavoro debbano essere in qualche maniera recuperate e rese più dignitose per quelle che sono le condizioni delle persone.